invece non lo sapevo e la quale marito mi sembra del cane, cioè non bene a sapersi, quindi ho voluto sposare colui che faceva bene da mangiare soprattutto. Bene, loro questa sera presentano una declinazione di Coniglio di Sequals alle F. E prima di passare a vedere come farà Stefano Scalco la cosa, ero un po' interessato, volevo chiedere alla Silva, questo titolo che mi incuriosisce, declinazione di Coniglio di Sequals, cosa vuol dire declinazione di Coniglio? Vari tipi di coniglio fatti con imposture e selezionati dei pezzi diversi del coniglio in modo che è sempre lo stesso pezzo ma il palato risulterà diverso. E quindi al palato risulterà diverso. Bene. E peraltro vedevo qui nella ricetta che poi la spiegherà un po' nel dettaglio Scalco, e va a parte con io le omi e vi dicendo c'è il germoglio di papavero, e prima proprio la Silva mi ha raccontato la storia sul papavero, però volevo che fosse lei a dire il papavero che cos'è. Un tiro quasi per il nome perché li ho ricercati da noi in Italia anche io. Il papavero si chiama Confenon, papava, prede, rosa nera, papa rosata, rosolaccio, papagno, paparina e papputta, fino alla Sardegna. Il nome papavero risulta in una parola celtica dal nome pappa, veniva usato nella pappa dei bambini per farli dormire, addormentare dolcemente. E vedete, ne abbiamo imparato anche questa sera. Però poi c'è anche il tarassacco, il famoso dente del cane. E cosa ci dici sul tarassacco? Il tarassacco è una pianta che nasce dalla costa fino a 1700 metri. Oltre al dente del cane si può chiamare pissacani, radicchio, bugia, cicoria lumina, bastarda, soffione e erba pirnici dalla Sardegna. Le foglie possono essere usate sia crude che cotte. Il piccolo fiore che si chiama capolino viene utilizzato come il scappero, quindi in salamoia vengono messi. C'è una tradizione dalla Toscana che dei bambini soffiarsi addosso il soffione, quante volte si spegne soffiando, quante l'altro bambino racconterà delle bugie a lui. Una cosa da provare con i bambini d'oggi. Bene, allora adesso passiamo a parola allo chef Scalco che ci dice cosa, come fa e come comincia questa pietanza nel cuore. Cominceremo a preparare il coniglio, che è quello che ci serve, sono le cosce di rossato e il fumetto. Con i restanti pezzi di carne alla spalla facciamo un ragottino, un ragotto. Allora, spalle di rossato, faccio l'aperta. Cosa scarico? Tutta la parte del coniglio su un sì, tutto. Allora, la cottura per il spiretto di coniglio è senza grasso, nel senso che lo facciamo in un modo un po' particolare. Ci mettiamo solo il sale, lo arrotoliamo in questa maniera. Del pepe grano e due pezzettini di erba cipollina. La cottura la faremo poi solo mettendo un sacchetto da sottovuoto per alimenti adatto alla cottura in forno. Adesso noi non lo cuoceremo sottovuoto ma e va messo come sono fatta metteremo in forno la spalla invece la prepariamo per seguire
questo va messo in forno a 90 gradi per 45 minuti. Scusa, se non hai detto che quello rimane in sottovuoto? Sì, senza grassi, non ho usato olio o nessun altro grasso. Quindi per chi lo fa in casa il sottovuoto deve provvedere in qualche maniera. Ma i sacchetti si trovano, sì. Il sottovuoto si può chiudere bene, non è necessario che manchi d'aria. Ho capito, ok. Che sono un modo di cottura per usare, per non usare grassi. Per non usare grassi, perfetto. Invece con la spalla facciamo rosolare del germoglio di papavero con dell'olio, con il sale, l'aglio c'è lì, e una spicchietta d'aglio. Basta. L'aglio lo lasciamo di pelo e poi toglieremo. Anche la spalla va solo salata. Sì. Quando i germogli sono un po' appassiti, li prendiamo, li mettiamo nel mezzo, senza l'aglio. Lo togliamo così. Con un pezzetto di spalla lo leghiamo giusto per tenere un po' in forma, che sempre nella stessa padella, così gli rimane il profumo dell'aglio, gli diamo una bella rosolata. E qui, alla stessa maniera, un po' diverso, usiamo una tecnica diversa ancora per cuocere. Questo è si chiama cuocifì, una carta trasparente, però si trova comunemente nei negozi, che anche questa serve per cuocere. Supportante l'oro. Sì. Noi comunque faremo sempre basse temperature per poter far sì che il coniglio, che è una carne bianca e delicata, non si stressi, come dico io, durante la cottura e trattenga tutti gli aromi e i profumi del piatto. Quando viene rosolato, non mettiamo niente. Si chiude con la pellicola, arrotolando, come una caramella, e chiudiamo con degli speciali, sempre fanno parte della confezione della carta forci qui. E anche questo in forno nello stesso tempo. Si rimane così adesso con le spalle e il raduchino per fare la classico trito di cipolla, cedro e carote, spicchio di rosmarino per dare il profumo, mettiamo la carne tritata
lasciamo per rosolare, ora un pochino. Si è fatto? Così al massimo? Sì. Metto del rosmarino tritato. Le altre preparazioni erano senza grassi, però questo necessita di un po' d'olio. Abbiamo un po' di coniglio, 20 minuti, una mezz'oretta, coniglio bianco. E intanto che questo si cuoce, prepariamo il piatto. Allora, il risultato del coniglio è questo, cotto ancora, non lo metto aggiunto tanto, come vedete è rimasto rosa, cotto, e continuerà solo qui. Ci facciamo un letto di parassato. Un dito, sale e olio. E troppo sacchini. La coscia, questo sacchetto. La coscia lascerà i suoi grassi naturali dentro, peggioremo. Con il ripieno di germoglio. Il suo sugo, e la ragazzina che nel frattempo è pronto. Una condizione di foglie di petali di calendula secche e questo piatto. E con le tre declinazioni del coniglio di sequarsi alle erbe che adesso vi sarà servito. Io nel frattempo vorrei chiamare qui Alberta Buffon che ci presenta il vino che sarà abbinato a questo piatto, che è un Forgiarini GT, che è un vino autoctono della, di questa zona, perché l'azienda si trova a Pizzano in Palermo. O Valeria di Pizzano. E poi diremo, loro hanno una caratteristica sulla loro etichetta, ma voglio che la dica Alberta, perché quell'etichetta è una caricata da un disegno. Prego. Buonasera a tutti, sono Alberta Buffon, mi fa piacere essere abbinata alla signora del ristorante a prevedere di Sequoias, Anita, che si trova in una zona che è molto simile alla nostra, interposta tra i Magrebi e la collina. La patria, come saprete, di Carnera, ma anche di famosissimi mosaicisti, Pappina soprattutto, rinomato in tutto il mondo.
nostra azienda invece si trova a Valeriano di Pozzano Tagliamento, è anomala rispetto al grave perché noi siamo in zona coloniale, siamo 106 metri sul livello del mare, nella bellissima Val d'Azzino, una zona incontaminata che anche molte persone che abitano in città non conoscono, che è raggiunta soprattutto dagli stranieri per il corso dell'Azzino, dove vanno a fare il bagno, e per la presenza anche del fiume Tagliamento, che è uno dei più antichi fiumi d'Europa, studiatissimo dalle università per quanto riguarda la flora e la fauna, ma addirittura per la, ad esempio per la turbolenza dell'acqua. E, è una zona che veramente vi invito a visitare perché ha delle bellezze non solo naturalistiche ma anche storico-artistiche, come diceva chi mi ha introdotto. La nostra etichetta deriva da un affresco, solo il nostro comune, il Tagliamento, ha tre chiese che ospitano i dipinti del Pordenone, in tutte e tre le chiese ci sono dei dipinti del Pordenone. Nell'oratorio di Santa Maria dei Battuti di Valeriano, dove appunto esiste la natività del Pordenone, c'è anche un'ultima cena medievale, risalente al 1350 circa, anomala per noi, ma non per i tempi, perché rappresenta il Cristo all'estrema sinistra, come nelle raffigurazioni più antiche, ad esempio nei mosaici della Basilica di Venezia e a Ravenna. E in particolare in questo affresco è diventato il stilizzato, l'etichetta di logo, disegnato da mio padre. È un modo anche per rimanere in contatto con il territorio, con le bellezze storico-artistiche. Quando arrivano le persone a trovarci, noi abbiamo un'azienda, anche un bed and breakfast, e accompagniamo sempre in visita al territorio, che veramente è ricco, offre tantissimo. E noi abbiamo recuperato già da tempo dei vitigni autoctoni che erano coltivati da secoli nella zona interposta tra Pizzano Tagliamento e Castelnuovo del Friuli, dei vitigni in via di estinzione che mio padre ha recuperato individuale già negli anni 70. Nel 1987 è stato pubblicato questo libro dall'amministrazione provinciale di Pordenone, in cui per la prima volta compaiono le schede ampelografiche descrittive dal punto di vista della vegetazione dei diversi vitigni. Nel 1992 siamo riusciti a farli reintrodurre nel catalogo nazionale delle viti e i vini sono diventati IGT, indicazione geografica tipica. Abbiamo poi recuperato anche altri vitigni. Allora, comunque i vini IGT sono Uccellut, Chalit, Crinet e Forgiarin. Ecco, per quanto riguarda il Forgiarin, trae il nome da Forgaria, che è il comune limitrofo a Pizzano Tagliamento, dove, pensate, un tempo partivano ad emigrare non solo il tagliapietra, moltissime persone di Forgaria sono andate a costruire la Transiberiana grazie al Conte Cecone di Monte Cecone, il Pelungo, ma molti partivano anche a fare i portatori in Romania, adesso i portatori devono portare da noi. Il portatore di un vengono a portare da noi. E, dicevo che il nome è scritto da Forgaria, il vitigno è a bacca rossa, dà un vino dal profumo fruttato, persistente, secco, ma molto interessante, che penso si abbinerà molto bene al coniglio di questo piatto. Ha dato un discorso della vallata, è unico e ha approfondito. Poi se pensiamo che da Pintano, famosa Val d'Azzino, poi abbiamo la Valle di San Francesco dove si porta la Valle di Preone, che sono veramente territori fantastici e soprattutto molto selvaggi. E quindi mi piace questa distinzione che ha fatto di questo territorio. Adesso qui sarà servito il piatto. E il vino che già sulle tavole, quindi aspettiamo un attimo così ci darete la vostra su queste declinazioni di coniglio. E volevo ricordarvi poi che chi non conosce, ma
sì, si andrebbe a intervenire la caratteristica di questo locale, che all'interno hanno questo fogare molto grande dove fanno la carne alla brace, e si sente questo profumo e il faggio che voi, che fa sempre il faggio che voi o nocciolo che loro utilizzano, poi la struttura che hanno nel periodo estivo sia anche all'esterno, perché hanno anche una piscina ovviamente dove ci si può andare a trascorrere una giornata proprio in questa fascia, la chiamo collinare sotto i primi livelli in questo momento. Bene, aspettiamo un attimo e poi sentiamo il parere di qualcuno. E ringrazio in modo particolare la sindaco del caso, il chef, Marito Stefano, naturalmente, che ci hanno proposto questa pietanza, i ragazzi della scuola che avevano tuttora l'obbligo ovviamente. Quindi, assolutamente, ma poi magari qui facciamo un applauso ai ragazzi, ovviamente all'azienda e a voi tutti per questo ultimo incontro di questa sera. Poi domani è l'ultima giornata per cucinare, ci sono altri appuntamenti, ci saranno ancora anche loro, e c'è questa rassegna che dicevo prima, che è quella delle erbe, che è stata a partire, e durerà circa un mese, mi pare, meno un po' 12 giorni con 7 ristoratori, perché domani faremo l'elenco di questi 7 ristoratori, che sono assieme, come dicevo prima, con Mr. Grady, e c'è una sinergia peraltro fatta assieme a loro. Un po' di pazienza, ma dovete capire che non ho dovuto tagliare, poi ci sono tre declinazioni, quindi ci vuole un po' di tempo, 5 passaggi, ci vuole un po' di tempo ovviamente, però adesso mi arriva il piatto. Che proprio domani mattina alle 10:30 in quest'area qua ci sarà ancora Silva delle case, come dicevo prima, del ristorante per vedere, col supplé di polenta alle erbe. E il successivo appuntamento, parlando di ristorazione, beh, si raggiungono poi alle 13:30 Pordenone incontra Reggio Calabria, che è una sfida innovazionale tra le due province. Si riparte il pomeriggio alle 14 con il ristorante della Pedemontana, le erbe in tavola, che vi presenterò domani, che sono 7, e poi si chiuderà la serata con il ristorante della piramide di San Vito e Tagliamento, che preparerà un altro piatto particolare.